iniziato nel 2017, però inizialmente appunto, come dicevi te, eravamo solo online. Poi abbiamo aperto il nostro primo pop-up a Milano, era un esperimento, è stato aperto per un mese, l'esperimento ha funzionato, quindi negli anni successivi abbiamo iniziato ad aprire dei negozi nostri di proprietà. Però ovviamente noi siamo piccolini e comunque non abbiamo investitori, abbiamo sempre fatto le cose molto con cautela e per fare uno step in più ci siamo guardati un po' attorno. Però tutti i possibili partner abbiamo trovato una sintonia con OBS, abbiamo trovato proprio un match perfetto perché loro ci offrivano, ci davano la possibilità di aprire questa bomboniera all'interno del loro store, quindi non avere un piccolo corner ma avere proprio un experience store. E quindi abbiamo iniziato e abbiamo aperto quest'anno i primi tre, il terzo è proprio Messina, però l'idea appunto è continuare questa partnership perché ci stiamo trovando bene. Noi era da tanto che guardavamo la Sicilia, non ci siamo mai riusciti ad arrivare, poi il Covid aveva frenato un po' tutto e loro ci hanno dato questa possibilità fantastica di arrivare anche qui. Noi crediamo tantissimo nella potenza del Sud perché vediamo anche i dati delle persone alle quali parlo e noi sappiamo che abbiamo tantissimi acquirenti, tantissime persone che vogliono bene a me e al nostro brand da Roma in giù invece. Quando abbiamo aperto l'ultimo pop-up, che è stato, cioè uno degli ultimi che è stato Bari, io l'avevo già detto, dovevamo andare più al sud perché Bari è già sud, ma dobbiamo andare ancora più in giù, dobbiamo arrivare a Sicilia perché in Sicilia so che è perfetto. Infatti in questi giorni so che c'è stato tanto fervore, c'è tanta gente qua fuori che aspetta di entrare a vederlo. Il fatto di aver deciso di fare tutto da soli, senza avere investimenti esterni, sicuramente ha rallentato le cose, ci ha portato ad avere dei momenti anche dove ci siamo messi, cioè abbiamo avuto dei dubbi, abbiamo pensato se era giusto continuare perché vedevamo magari altri competitor che invece facevano cose più in grande. Secondo me è stata però la scelta giusta perché comunque nonostante io esista dal 2008, il mio brand è ancora piccolino, ogni anno è una soddisfazione in più e poter dire di aver fatto veramente tutto da soli, perché alla fine siamo io, mia cognata e mio marito, sono in poche a poterlo dire. Riuscire a raggiungere più punti possibili in Italia, oltre contemporaneamente espandere la mia linea, perché siamo partiti con 12 rossetti nel 2012, adesso abbiamo quasi tutta la linea completa della skincare che abbiamo iniziato a produrre, a tutte le referenze colore, però l'idea è comunque di continuare perché la parte più bella del mio lavoro è proprio poter sperimentare e creare nuovi prodotti, è la parte che almeno a me piace di più. Però poterli poi dopo proporre alle persone, poterli far toccare con mano è proprio l'obiettivo finale. Se tutti i nostri sogni fossero già realizzati non varrebbe neanche la pena vivere. Io adesso uno di quelli più grandi l'ho realizzato, perché comunque io nel 2008 quando ho iniziato a studiare make-up dicevo il mio sogno è realizzare la mia linea, però adesso poterla portare a sempre più persone possibili, poter riuscire comunque anche a rendere felici le persone che poi è quello per cui creo i prodotti, alla fine non sono prodotti fini a se stesso, ma è la gioia che trasmette un mio prodotto o un mio video che è quello che mi realizza veramente, quindi poter toccare più persone è il mio desiderio più grande. We'll be right back.